È quasi Natale, ultimi tocchi di glitter. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Antivigilia di Natale, occorrono gli ultimi tocchi brillanti per rendere unico il nostro Natale. È il momento di impacchettare gli ultimi acquisti, gli ultimi regalini, facciamolo in maniera scintillante, con un washi tape glitterato. Eh sì, ma un washi tape glitterato che ci facciamo in casa. Oggi vi faccio vedere tre modi semplicissimi per creare in casa tre nastri adesivi glitterati di grande effetto per impreziosire tutte le vostre confezioni e le vostre creazioni. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a brillantinare il nastro adesivo washi tape glitterato. Ah, siamo proprio agli sgoccioli per il Natale, sicuramente ci servirà dello scotch strabiliante. Allora, tre modi super easy per fare lo scotch, il washi tape glitteroso. Allora, due metodi veramente da uovo di Colombo e uno effettivo su come farvi un washi tape glitterosissimo e di qualunque colore voi desideriate. Per il primo metodo vi servirà una qualunque carta glitterosa. Questa io la prendo da Tiger a rulli o in qualunque cartoleria, è venduta a rulli ed è facilissima da trovare ed è dietro liscia così e davanti glitterosa e c'è in 2000 colori. Insieme a questa ci servirà uno scotch biadesivo e già qui avete capito come si farà, immagino. Per la seconda, che è veramente una cavolata, andate dal vostro cinesino di fiducia e comprate questa carta glitterata adesiva, è quella con i quadretti dietro, l'ho comprata 1 euro, un rullo lunghissimo spettacolare. Per il terzo metodo ci servirà del glitter, anche questo preso in provenienza orientale a 1,50 euro, ma l'ho trovata anche in tutte le cartolerie, e ovviamente dello scotch biadesivo. Cominciamo subito. Metodo numero 1, con la carta non adesiva. Prendiamo della carta, poggiamo uno scotch biadesivo, qualunque lunghezza di washi tape vogliamo fare, io lo sto facendo proprio lunghissimo, adagio con forbici o con il tagliabalza, io preferisco quest'ultimo, ritaglio ai lati dello scotch. Lo scotch farà anche da guida per il cutter. Va bene, fino a qua va più che bene, se no poi l'altro me lo taglio che devo fare un'altra cosina. Taglio anche l'altro lato e il nostro washi tape glitterato è bello che è pronto. Non mi credete? Guardate qua, tiro la guida e voilà, ne stacco un pezzo e lo attacco sulla mia manina. Non è un washi tape meraviglioso? Guardate come riluce e con 1 euro di rullo di carta ne fate 1000 chilometri. Allora, per il secondo è ancora più semplice, il secondo metodo è ancora più semplice del primo. Vi basterà ritagliare semplicemente la strisciolina 1 e 2. Essendo millimetrata la carta, potrete anche decidere, anzi centimetrata, potrete anche decidere lo spessore del vostro washi tape. Ecco qua, tagliamo poi dritti i margini, potete ritagliarli, questo potete ritagliarlo anche con le forbici a zig zag o ondulate, quindi fare anche dei washi tape a fantasia, o potrete anche passarlo nella fustellatrice e farvi degli adesivi stupendi. E il secondo washi tape è super glitteroso e super pronto anch'esso. Adesso facciamo il terzo washi tape, quello più divertente. Ci servirà un recipiente, ci servirà dello scotch biadesivo che prenderemo nella lunghezza che desideriamo, quindi io voglio crearmi così un 20 cm di washi tape glitterato. Fantastico ragazzi, questo è il metodo che mi diverte di più e che adesso mi riempirà di lurex, quindi prendo il glitter e comincio a versarlo
e a pressarlo sul mio scotch biadesivo. Poi ovviamente quello che rimane nella scatola lo recuperate, non lo buttate via. Voilà! Benissimo, fate aderire perfettamente il glitter, spolverate così toin, 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 l'eccesso e voilà, guardate che washi tape super glitterato che avete. E anche questo faccio vedere, ne taglio un pezzetto, quindi si può tagliare proprio come qualunque washi tape e soprattutto si può sbucciare, come dico io quando scherzo con gli scotch biadesivi. Anche il terzo washi tape, che tra l'altro ragazze è il più tenace di tutti perché nasce proprio dallo scotch, lo poggio qua, è pronto e come vedrete è anche quello col colore più bello, perché ve lo faccio vedere da vicino, la luce un po' lo smorza, ma le vibrazioni del dorato, essendo più ruvido, sono maggiori. E in più, questo terzo modo, potrete utilizzarlo con tutti i glitter colorati che avete, quindi fare washi tape di qualunque colore glitterato. Metodo numero 1, carta e scotch biadesivo. Metodo numero 2, carta adesiva glitterata. Metodo numero 3, scotch biadesivo e glitter libero. Sbizzarrite la vostra creatività e fate rilucere il vostro Natale con tanto tanto glitter e tanta tanta gioia a tutti. Confezionate felici i vostri regali e brillate di felicità. Buon Natale a tutti ragazzi, ciao, al prossimo video, buon Natale. Visto che è semplice, due modi sono proprio ovvi: o con la carta glitterata, mi raccomando, la trovate dai Tiger, da Tiger ne trovate tantissima, ma anche in tutte le cartolerie, e poi con la carta adesiva glitterata che io ho trovato dai cinesi. Il terzo modo invece è quello che tutti, tutti potete fare ed è anche il metodo più homemade e più bello di creare il washi tape glitterato, perché potete farlo multicolor, pensate ai glitter tutti quanti mischiati insieme, o di un semplice glitter, ma il vostro preferito, quindi avere una gamma di washi tape a seconda del colore che vi serva. E allora rendete prezioso e luminoso il vostro Natale con questa creazione, che è l'ultima prima del Santo Natale. E quindi ragazzi, che dire, approfitto di questo video, anche se a Natale busserò alle vostre case per farvi gli auguri, però per chi non ci fosse, per chi fosse dai parenti fuori casa, approfitto di questo video per farvi i miei migliori auguri di un felice, sereno, gioioso, colorato Natale insieme alle vostre famiglie, insieme al colore dell'affetto dei vostri cari, ma soprattutto insieme a voi stessi. Un grande bacio a chi in questo momento non sta tanto bene, a chi magari mi sta guardando da un letto perché con l'influenza, speriamo sia solo influenza, o a chi sta un po' peggio. Un grande bacio a chi passerà il Natale magari ricoverato da qualche parte, ma siate forti perché per Capodanno vi voglio tutti a casa. E soprattutto un grande bacio a chi passerà un Natale mesto, meno felice, e non vedrà mai questo video. Un bacio ideale a tutti coloro che soffrono e che hanno di bisogno. Vi auguro uno splendido Natale, che sia come ogni anno un Natale del cuore, e grazie per aver scelto di passare anche questo Natale insieme ad Ombrettina Vostra. Vi abbraccio tutti, vi voglio un gran bene, mi auguro che troviate tanti bei regali sotto all'albero, uno lo avete di sicuro: il mio affetto incondizionato. Grazie, voi fatemi trovare un pollice in su e condividete questo video.
questo video sulle vostre pagine Facebook se vi è piaciuto. Aiutatemi sempre a far crescere Arte per Te. Quest'anno abbiamo fatto grandi cose, speriamo anche per l'anno prossimo di crescere un pochino di più. Grazie, voi siete il mio regalo di Natale, ve lo dico sempre, voi siete il mio regalo di tutti i giorni e di questo non smetterò mai di ringraziarvi. Buon Natale a tutti, ci vediamo il 25, eh? Non scappano gli auguri da Ombretta. Un grande bacio, buon Natale e sbrilluccicate tutti col washi tape glitterato. Ciao!